Allora, ciao a tutti i porticesi, sono io Francesco Portoghese e prendo un attimo la parola facendo una registrazione e parlando nel video, che mi sembra molto più giusto spiegherà anche dei commenti che sono stati fatti riguardo all'episodio di Via Libertà che è successo al Banco di Napoli. Allora, come io ho scritto, ho denunciato, ho detto, caro Carlo, e chi ha scritto anche vari commenti, che purtroppo la realtà è questa: a Portici c'è la camorra, a Portici c'è l'illegalità, a Portici c'è prepotenza. Sono dati ufficiali, sono cose certe. Quindi non sono cose inventate oppure uno vuole parlare male sempre di Portici. Assolutamente non è così. Ognuno può stare un commento, può fare un commento distruttivo, e chi può fare un commento e scrivere, cioè denunciare i fatti, avere il coraggio di denunciare le cose che non vanno, le cose che sono, e c'è chi è codardo, vigliacco, che deve solo criticare e basta. Io in 12 anni di attività politica che faccio, sia da attivista, da ex consigliere comunale, da attivista, aspettando di entrare in consiglio comunale, l'ho fatto sempre in trasparenza. L'ho fatto legalmente, lo continuo a fare legalmente, e non accetto che vengano scritte delle cose che non sono vere. Io non penso che parlo sempre male di Portici, ne parlo bene, ma quando vedo che in 9 anni di lavoro che abbiamo fatto con l'amministrazione Cuomo, vedo un'amministrazione Marrone che in 11 mesi ha rovinato Portici, si vede dal rifiuti della spazzatura, si vede dall'igiene sul territorio porticinese, si vede dalle tasse aumentate e da tante altre cose, con i fatti mi viene rabbia e quindi dico delle cose che sono veritiere, che si vedono, che si toccano, e allora non si può negare che è una cosa inventata, ma è una cosa seria. Quindi, quando si scrive una cosa, si scrive una cosa, si fa una segnalazione che non va, e poi vieni risposto, sperando ovviamente con i fatti e vedendo qualcosa di migliorare la propria città. Finiamolo di fare demagogia inutile. Io, Francesco Portoghese, continuo a fare i fatti, continuo a lavorare sul territorio, lo dimostrano le tante petizioni popolari che ho fatto, 1365, lo dimostrano le 36.000 firme che ho preso in questi anni, lo dimostrano ancora oggi che continuo a fare le petizioni popolari e che cerco di migliorare la propria città. Quindi finiamola di fare demagogia. È una realtà, Portici è una realtà che purtroppo, ripeto, prepotenza, microcriminalità, camorra c'è a Portici e noi dobbiamo combattere queste cose. Come? Chiedendo più forze dell'ordine, controlli, incrementare la videosorveglianza, essere più partecipi, avere le palle sotto da denunciare quando si vedono queste cose alle forze dell'ordine. Non scrivere cavolate, ma denunciare. Questo significa essere attivi sul territorio porticese ed essere attivi nella politica. Con questo ho finito, vi ringrazio e vi saluto.